nell'episodio precedente. Ora basta, rotto le palle. Per rivedere il video precedente, cliccate qui. Se ti comporti bene, ti slego e ti do da mangiare. Tieni, ti ho fatto il frullato proteico che devi crescere grosso e forte. Mi raccomando, non fare casino. Benvenuti ragazzi in questo nuovo video, sono Alessandro Biocci, detto Pacman per chi mi conosce in pista, e oggi risponderò a un quesito che mi avete fatto veramente in tanti, tre persone. Che differenza c'è tra stock e super sport o super bike? Ok, diciamo subito che questa differenza a livello mondiale ormai non c'è più, anche perché non esiste più la categoria stock, ormai è soltanto super sport e super bike. Quindi diciamo a livello federazione questa cosa non esiste più, di dividere stock e super bike o super sport. Quindi diciamo che prima era soltanto una differenza di regolamento, diciamo, che divideva super bike o super sport da stock. A livello nazionale invece questa differenza tra stock e super sport o tra stock e super bike è un po' andata a scomparire. Diciamo che qualche anno fa esistevano ancora dei campionati con categoria stock e categoria super sport o super bike, ma di questo ne parleremo dopo durante il video. Andiamo a vedere proprio le differenze su una moto, cosa significa avere una moto stock o avere una moto super bike o super sport. Iniziamo dalle sospensioni. Diciamo che il mono è libero, quindi ognuno può prendere il mono che vuole, che sia Hollis, Bitubo, insomma qualsiasi marca. Mentre per l'avantreno, quindi per le sospensioni davanti, nella stock si possono cambiare soltanto le cartucce, quindi l'idraulica interna. Mentre nella superbike e o nella supersport possiamo cambiare tutta quanta la forcella, e qui ci avvaliamo di magari delle forcelle. Parliamo anche solo dell'anteriore, le forcelle FGR, The Hollis, e anche lì diciamo che la forcellina quando si cade, cioè, viene okay, toccata, no. Un altro 12, cioè. Blanca il bacino, o male? La moto è disintegrata. Ora passiamo alla differenza di motore. In molti pensano che il motore stock sia un motore originale, invece no. Diciamo che un motore originale di un R6 sviluppa intorno ai 110 cavalli alla ruota. Mettiamo che montiamo scarico, rimappiamo la centralina, filtro, queste cose qui, arriviamo a un 115, diciamo così, un 115, 116, non arriviamo a 120, diciamo. Quando parliamo di motore stock invece, cosa c'è di differenza di stock? Innanzitutto la preparazione. Un motore stock non vuol dire che è originale, attenzione. Per regolamento stock si può andare a intervenire sul motore facendo cosa? Gli abbagli. Macchine passano, i cani abbaiano, strano che vicino non taglia l'erba. Dicevamo, nel motore stock andremo a lavorare sulla componentistica interna. In che modo? Nella stock è previsto soltanto abbassare la testata, quindi andare a cambiare la guarnizione di testa mettendola più bassa, così da aumentare la compressione del motore. Poi si può intervenire andando a togliere il pyre, che sarebbe il sistema di ricircolo dei gas. Quindi sul motore stock si elimina il pyre, si abbassa la testa mettendo un'altra guarnizione e poi stop. In teoria vorrei intervenire su un motore stock, però in molti vanno a lavorare su diciamo il bilanciamento dei pistoni, delle bielle e dell'albero motore. In certi casi per esempio qualcuno lavora anche il volano, per esempio sulla mia Kawasaki io avevo il volano alleggerito e si sentiva veramente tantissimo la differenza tra un volano normale e un volano alleggerito. Un motore stock preparato bene supera i 120 cavalli, diciamo siamo intorno ai 122-123. Ora passiamo al super sport o al super bike, comunque non stiamo vedendo la cilindrata. Comunque un super sport, un super bike è cosa di...
cosa differenzia un super sport o superbike da uno stock? La possibilità di lavorare tutto, quindi dal cambiare la pompa dell'olio e mettere una pompa dell'olio maggiorata, dal poter lavorare la testa, quindi fare il flussaggio, lavorare i condotti, cambiare le valvole, cambiare gli alberi a canne, quindi questo vuol dire poter lavorare sulla fasatura, avere la possibilità di cambiare bielle, pistoni, possiamo lavorare sul cambio, quindi cambiare gli ingranaggi del cambio, possiamo sostituire la frizione con una frizione antisaltellamento, quindi abbiamo detto scarico completo e filtro ok per tutte, non c'è nessun problema. Ora parliamo dell'impianto frenante. L'impianto frenante da regolamento stock c'è la possibilità soltanto di cambiare tubi dei freni e dischi. I dischi oltretutto non devono avere misure maggiori in confronto all'originale. Mentre nel regolamento Super Sport o Superbike c'è la possibilità di cambiare qualsiasi cosa, quindi pompa del freno, le pinze dei freni, i tubi dei freni ovviamente, e mettere anche dei freni con spessori e diametri maggiorati. Oltretutto, nelle Super Sport e nelle Superbike c'è la possibilità di modificare il posizionamento del serbatoio della benzina. Infatti molti team, soprattutto in Superbike, non so se avete mai fatto caso, ma il serbatoio si prolunga nel telaietto posteriore. Abbiamo comunque il serbatoio come se fosse originale. La benzina viene mandata in un serbatoio ulteriore, diciamo modificato, aggiuntivo, che molto spesso si sposta indietro verso il telaietto posteriore, così che i pesi della moto siano molto più bilanciati e facilitando quindi il pilota nella guida. Parliamo invece di telaio e telaietti. Sia per stock che per superbike o supersport il telaio non va toccato, il telaio rimane quello che produce casa madre. Invece per i telaietti e per i forcelloni la cosa cambia, nella stock deve rimanere tutto originale, mentre nel regolamento supersport o superbike c'è la possibilità di cambiare tutto, quindi mettere telaietti in fibra di carbonio, condotti dell'aria in fibra di carbonio, forcelloni in alluminio, in titanio, in carbonio. Diciamo che la grande differenza sta nell'alleggerire. Anche il telaietto dietro, esistono dei telaietti in traliccio molto più leggeri dell'originale. Invece per l'impianto di raffreddamento nella categoria stock era previsto un radiatore originale più un radiatore aggiuntivo come l'olio, mentre nella categoria super sport o superbike esistono proprio dei radiatori maggiorati interi che si chiamano proprio radiatori super sport o superbike, che costano veramente una follia. Ed ecco qui parliamo un po' di costi, perché comunque avere una moto super sport o superbike ha il suo costo. Diciamo che avere una moto stock ci costa ovviamente meno, mentre avere una moto superbike e super sport ci costerà molto di più, ma non solo nella preparazione ma anche nella manutenzione. Infatti andiamo a vedere ora i costi. Un motore stock ad esempio si revisiona intorno ai 5.000 km più o meno, sto parlando di pista non di strada. Una moto che percorre 5.000 km in pista ovviamente il motore andrà revisionato, mentre per un super sport o un superbike questo chilometraggio si abbassa drasticamente. Per un super sport tipo il mio io ho previsto una revisione circa ogni 2.000 km, che sono veramente pochi. Considerate che ogni uscita al Mugello, diciamo una giornata in pista con pareggiamento, con quei 5 turni, sono più o meno 250 km. Quindi fate voi i conti. Ma parliamo ora di verità, di quello che poi succede nei campionati minori, come la Coppa Italia dove corro io. Non esiste più stock o super sport o superbike. Ormai se vuoi essere competitivo devi avere una moto potente. In Italia, nella Coppa Italia o nel CIB, nel National, categoria stock non esiste praticamente più. Nella categoria 600, un pilota che corre con una moto stock sicuramente sarà molto più svantaggiato di un pilota che corre con una moto super sport, con almeno 135 cavalli, 100... Ora arriviamo poi a un argomento molto caldo, però vi dico che una moto come questa, con una preparazione come la mia, arriva intorno, diciamo, supera i 130 cavalli. Se iniziamo a mettere benzine speciali e cose così, arriviamo anche 135, 136, siamo là.
e parlo di cavalli alla ruota, non sono pochi per un 600. Figuratevi correre con moto che superano 140 cavalli. E lì un po' è difficile. Quindi, correndo con una stock è difficile. Il problema è che siamo poveri come la merda e queste moto costano, perché io ho speso veramente l'ira di Dio per preparare questa moto, che comunque ancora non è completa, manca ancora qualche cosa. Quindi diciamo, la differenza la fa il portafoglio, perché se voi volete correre e avete la possibilità di preparare la moto, ormai il regolamento è open, quindi se volete cambiare la pompa del freno nessuno vi dirà di no. Se volete montare la forcella completa Hollins da 15.000 euro, nessuno vi dirà nulla. Ora più o meno vi ho detto com'era il regolamento e come in realtà funziona. Quindi ognuno di voi, quando decide di andare a correre, può preparare la moto come vuole. Ma parliamo di un attimo di costi effettivi. Vi porterò un esempio pratico su me stesso, quello che ho speso io per questo. Ora evitiamo di parlare delle varie componentistiche, cartucce bitubo, mono e tutte queste cose qua. Diciamo, parliamo soltanto di preparazione motore. Tanto tutte le varie componentistiche le trovate benissimo online. Soltanto di motore ho speso circa 4.000 euro tra testa, pistoni, bielle, bronzine, pompa olio maggiorata. Poi una volta che prepari il motore così, che fai? Non ci metti delle candele Yek? 300 euro di candele Yek. Questa, per gli intenditori che sicuramente l'avranno riconosciuta, è un modello 2006-2007 e non ha i cornetti variabili. Studiando un po' la situazione con il mio preparatore, abbiamo deciso di montare dei cornetti variabili, quindi abbiamo dovuto fare tutto l'adattamento alla centralina Yek, ovviamente rimappata a banco, frizione antisaltellamento. Poi che succede? Un motore super sport, se si scalda, quindi radiatore aggiuntivo, e tutto questo senza contare la manodopera. Quindi preparare una moto super sport sicuramente costa, e costa anche mantenerla, perché comunque io fra pochi chilometri dovrò fare una nuova revisione. Anche perché una volta che spendi tutti quei soldi per un motore del genere, lo vuoi mantenere per bene. Spero di aver tolto qualche vostro dubbio, spero di aver risposto in modo completo alle vostre domande. E non è finito, già è troppo lungo. Ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando. Cercherò di... Ma quindi, la domanda fondamentale era: conviene un motore super sport o super bike in confronto a uno stock? Beh, ovviamente dipende dal vostro budget. Se ve lo potete permettere, ovviamente conviene, sempre se lo sapete portare, perché non crediate che se avete un motore più potente i vostri tempi caleranno. Non parliamo di superbike, che ovviamente una moto superbike vuol dire avere alle spalle un telemetrista, un team che comunque segue la moto in tutto e per tutto, perché non è così facile come sembra. Parliamo di super sport, una moto super sport 600 non crediate sia così semplice da portare. Delle volte risulta più facile portare una moto stock che una moto super sport. Mi chiederete sicuramente il perché, ma vi risponderò in un altro video. Poi, se avete la possibilità economica ovviamente di affidarvi a dei team che, oltre ad avere una moto super sport, sicuramente avranno una moto con dei motori maggiorati, perché esistono anche quelli delle 600 con dei motori 636, 620. E il mondo delle moto è ampio e vasto, il mondo delle gare ancora di più. Comunque spero di avervi lasciato soddisfatti e con ancora qualche dubbio, così che io possa rispondere alle vostre domande nei prossimi video. Ciao!